51 miliardi e mezzo. Questo è il valore della bolletta energetica italiana a fine 2010, saldata utilizzando il 3,3% del PIL nazionale. Una parcella salatissima che nel 2011 salirà a 60,4 miliardi di euro e che secondo Apindustria Vicenza peserà soprattutto sulle piccole e medie imprese manifatturiere. Ecco perché il ricorso alle energie rinnovabili e l'implementazione della green economy non sono più solo un caloroso invito, ma risultano condizioni imprescindibili per lo sviluppo economico del nostro paese. Queste energie rinnovabili hanno uno sviluppo che è regolato in tutto il mondo praticamente da un sistema di incentivazione, perché anche se stanno migliorando le loro performance ancora non hanno raggiunto la parità di competizione, quindi sono fonti che vanno incoraggiate perché fanno molto bene all'ambiente e anche all'innovazione tecnologica, ma devono essere incentivate. Gli imprenditori di Apindustria si sono quindi interrogati nell'ambito di un convegno tenutosi nella sede vicentina sul tema energia, per cercare di individuare modi e strategie utili sia per sopperire alla mancanza di una politica energetica nazionale, sia per aumentare la coscienza dei nostri imprenditori sulla necessità di utilizzare energie alternative come il solare, l'eolico e il geotermico, che rispetto al 2005 sono aumentate del 65%, costituendo il 12% delle fonti di approvvigionamento. Ma bisogna fare di più in previsione di un risparmio non solo ambientale, ma anche finanziario. Bisogna prendere in considerazione anche il risparmio energetico, che è forse la risorsa più, che può portare i maggiori guadagni, e anche da questo punto di vista la nostra funzione è quella di fare da consulenza agli imprenditori per riesaminare i loro processi produttivi e trovare delle economie anche in questo senso.